ho sognato sospirar così, soli soli in ombra ad ascoltare il calipso melodì. Un domani di felicità spunterà col dì e la musica ripeterà il calipso melodì. Un alone di baci volerà nel cielo e saprà dir quei baci a chi possiede un cuore. Tutto il nostro amor, com'è bello amore mio, sogna sospirar così, soli soli in ombra ad ascoltar il calipso melodie, il calipso melodie, il calipso melodie, il calipso. Te l'avevo detto che ci sarei riuscito a far fare la pace fra la Russia e l'America. Veramente io avevo dei dubbi, però devo riconoscere che hai fatto un bel lavoro. Ti dirò, convincere la Casa Bianca è stato un gioco da ragazzi, ma col Cremlino ci è voluto del bello e del buono. Bravo. Andiamo, andiamo. Scommette che a furia di riempire queste damigiane diventeremo pazzi anche noi. Ma perché chi riempie la damigiana è pazzo? Lo vedi che comincia a simpatizzarsi? C'è quel giornalista. Buongiorno. Buongiorno. Lei è giornalista? Un momento. Lei è proprio giornalista autentica? Sì. Quelli che scrivono sul giornale con punti, virgoli, trattolini? Ma certo, sono un giornalista vero, perché? Un momento. Perché dovrebbe prendere a cuore la nostra causa, proprio? Quale causa? Non è mica un avvocato il signore è giornalista, non dia retta, sa. Lascia allora. Senta, signore, lei dovrebbe farci la cortesia. Lei dovrebbe scrivere sul giornale, è vero, un articolo di modo che le autorità si interessino al caso nostro. Perché noi non siamo pazzi, noi vogliamo uscire. Sì. Noi stiamo qui perché le nostre famiglie ci hanno fatto prendere per pazzi. Certo. Ha capito? Va bene, va bene. Lo scriva un bell'articolo, sì, sì, non sì. Se ne dimentichi. Sia tranquillo. Bello chiaro. Benissimo. Come si chiama lei? Ah, di persona? Sì. Antonio Vignanelli. Antonio Ragioniere. Vignanelli è ragioniere, sì. E lei? Peppino Caprioli. Peppino Caprioli, cavaliere. Anzi. Sì, io sono parastatale. Sì, non si dimentichi, parastatale. Io sono. Libero. Sì, parastatale. Oh, no, lo scrive. Certo, si vede benissimo che voi non siete parastatale. Ma che pazzi! È chiaro, state tranquilli. Grazie tante. Buongiorno. Lo scrive, eh? Sì, sì. Questo se ne dimentichi. Se ne dimentica? No, vedrai che non si dimentica. Giornalista! Sì? Che volete? Non se lo dimentichi, eh? Sì, sì. Ehi, voi due. Anche lui. Vuole il direttore? Va bene. Sì, tutti e due. Avanti! Prendessero tutto. Avanti, venite. Buongiorno. Buongiorno. Possiamo venire avanti o dobbiamo recedere? No, venite, venite pure. Avanti. Dunque, voi sareste? 84-51. 45-12. Uh-huh. 45 di nome, 12 di cognome. Fu 78 e di Maria Mastro 5. Prego, accomodatevi. Grazie. Accomodatevi. Sì, signore. Dove? Siedi. Ma insomma, volete accomodarmi sì o no? Si vuoi sedere sì o no? Ma dove? E dove vuoi? Vuoi sedere qua, vuoi sedere là? Io mi seguo qua. Grazie. Scommetto che siete venuti qui per dirmi che non siete matti. Infatti. Siete sani. Oh, ehi! Un momento, mi piace precisare le cose. Io sono sano, io. Lui, che ne so. E per dimostrarmelo vi siete seduti su due sedie che non ci sono. Lo vedi? Io lo sapevo. Anche lui lo sapeva. Perché... Io ho pensato. Il commendatore. No, io non sono commendatore. Non è commendatore? No, non sono commendatore. Non l'hanno fatto commendatore? No. Ma che ingiustizia, ma guarda un po'. Ma come fanno commendatore tanta gente?
Per un tipo come lui, che dovrebbe essere arci-commendatore. Per noi è commendatore. Benissimo. Dunque, sta a vedere che, stando in mezzo ai pazzi, anche lui col cervello... No, questo era un esame, il più comune. Ah, un esame comunale, insomma. Comunale. Scherzoso. Serio. Serissimo. Sì, signore. L'esame dei riflessi. Signor, sì. Dopo ti spiego. Che cosa? Venite avanti, i riflessi. Via avanti. Via avanti. Via avanti. Posso? Sì. Dunque, io adesso illuminerò questo schermo. Voi avete 3 secondi per fissare... È vero, fissare, che non ci sia nessuno. Dopo ti spiego. Fissare le immagini che vi appariranno. Signore, siete pronti? 3 secondi. 3 secondi. C'hai 3 secondi? Siete pronti? No, non dico, c'hai 3 secondi di tempo? Sì, siete pronti? Pronti? Sì, signor. Pronto? Pronto, chi parla? Il professore. Ancora? E che vuole? Vuole ancora 3 secondi, non so. Silenzio! Silenzio! Bisogna compatirlo. Silenzio! 1, 2, 3, che avete visto? 1, 2, 3, che avete visto? 1, 2, 3, cos'hai visto? 1, 2, 3, io... 1, 2, 3, cos'hai visto? Che momento? Un accidente, 1, 2, 3, cos'hai visto? Voi avete visto? Voi avete visto quello che ho visto io? Sì, signore. 1, 2, 3, cos'hai visto? Io ho visto una bicicletta con la scarpa. No, senza. Una bicicletta senza scarpa. La bottiglia senza scarpa. Una bottiglia in bicicletta. La scarpa nella scarpa senza... 1, 2, 3, io ho visto un'automobile! Un'automobile. Anch'io. Accidente. Perché che cosa vi ricorda l'automobile? Professore, noi siamo vittime delle nostre famiglie. Anch'io avevo dovuto subire le imposizioni di mia moglie e di mia figlia. Due pazze scatenate, due maniache della velocità. Io, sedentario per natura, venivo trascinato a velocità supersonica a fare il camping su una spiaggia del Tirreno. Correvamo a 200-300 km l'ora, adesso non mi ricordo bene. Ero stato costretto, mio malgrado, a seguire quella matta di mia moglie e quel pazzo di mio figlio al festival del jazz di Vermicino. E guarda, vai, dai, dai! Vai piano! No, dai, fai Adesso si brucia la macchina. Bisognerà chiamare i pompieri. Ma che pompieri, lasciatela bruciare, è di mia moglie. Mi dispiace per la vostra famiglia. E che mi importa, è di mia figlia. Va bene, così sono contenta. Ma perché non sta zitta lei? Ma sta zitta lei! Ma insegna sua figlia a guidare. Io! Adesso, a quest'ora di domenica, io me ne starei a casa a leggere tranquillamente i 3 moschettieri. Ma guardi che coincidenza di idee. Io a casa la domenica a quest'ora mi leggo l'Isola del Tesoro. Sono 3 cose che me ne vanno giù. 3 cose? Sono 3 cose che non mi vanno giù. Dite. Weekend. Quando io sento weekend il sangue va alla testa. Bagni di mare. Camping. Camping. Avete detto la verità. È vero? La verità. Scusi tanto, che permette? Prego. Dite. Chi è? Senti, ma come stringete? Scusate. Come siete forte? Insomma, tutto dolorante. Dico, Vignanelli. Ragionier Vignanelli. Fate Vignanelli? Sì, io faccio Vignanelli. Permettete? Prego. E lei? Caprioli. No. Sì. Veramente? Sì. A lei fa Caprioli? Sì, Caprioli. Dove si trova? Sì. Capisci? Me ne fa una? Di che cosa? Di Capriolo. Ma senti, che parla di sorpasso, gente come voi. In galera dovrebbe stare. Io! Bene la mia mamma, in galera. Non finitela, perché qui mi hanno... No,
cavaliere, guardi un po', le nostre coniughe che si azzuffano. E lasciatela azzuffare, che si ammazzino per bacco. È per colpa loro che noi stiamo in questa situazione. Per le loro pretese, ragionire, sono pretenziose. Guardate che mi hanno combinato. Mettiti la giacca sportiva, mettiti il cappello sportivo, guardate che roba. Guardate, guardandolo bene, lei è veramente ridicolo. Con quella penna sul cappello. Lei è ridicolo. Se voi mi vedeste con questa ricottella in testa. No. Fra i due il più ridicolo è lei. Beh, No. Non ci crede? Lei è ridicolo, cavaliere, lei è ridicolo. Si informi. È ridicolo. Mi informerò. Adesso qui bisogna trovare qualcuno per queste macchine. Ada! Ma sì, tutta la colpa è sua! Ada, noi andiamo a trovare qualcuno qui che ci aiuta per le macchine. Eh sì, ecco. Qualche persona, qualche corda, un bove, un animale cornuto. A proposito di cornuto, cavaliere, io dico scusa se prima col cartello dalla macchina, anche voi scusatemi per il fesso. Ah no, è che c'è? Che c'è? Qui se c'è un fesso. Sono io. Appunto dico, no, voglio dire. Siete stati su. Ma lei è caduta! Ma sei attenta! Oh, laggiù c'è una guardia. Andiamo a domandare. Andiamo, Ma guarda un po'. Fanno pure le guardie di legno, fanno. Io mi sento stanco. E lei? Ci vogliamo sedere un po'? Ma sì, sediamoci. Caro signor Caprioli, questa è la vita. Questa è la vita. Signor Vignarelli, vogliamo tornare indietro? No, per carità. E chi ce lo fa fare? Stiamo così bene qui, tranquilli, in mezzo alla campagna. Intanto le nostre mogli stanno litigando. E lasciamole sfogare. Lasciamole esaurire. Questa è la parola, esaurire. Esaurire. Chi c'è la tranquillità? Sente che profumo di campagna, l'erba. L'aroma, questo è aroma. Aroma. Sì. Olezzo, aroma. Il canto del grillo, lo sente il canto del grillo? Ciu-ciu. Lo sente lei? No, questo ciu-ciu no. Non sente ciu-ciu? Non sento fare ciu-ciu, no. È meglio così. Non abbiamo una scocciatura di vino. Quello ciu-ciu nell'orecchio, alle volte scoccia poi in fondo. Giuseppe! Giuseppe! Ma dove si sarà cacciato? E ci ha lasciato qui soli anche. Cretino! Deficiente! Signora? Signora, scusi tanto, noi prima ci siamo litigate, ma adesso mi è simpatica, sa? Sì, perché vedo che lei ha di suo marito la stessa opinione come io ce l'ho del mio. Antonio! Ma dove ti sei nascosto? Imbecille! Brava! Brava, signora! Permette che mi presenti, Ada Caprioli. Molto lieta, signora. Anita Vignanello, dama del Circolo Carità e Allegria. Lo conosce? Sì, non sentia parlare. Signor Caprioli! Io direi, ci vogliamo fumare una bella sigaretta in santa pace? Fumiamocela. Fumiamocela. No? Che dicevo, ci vogliamo fumare una bella sigaretta in santa pace? Signor Vignarelli, io ho risposto, fumiamocela. Ecco. Lo so, ho risposto, fumiamocela. Ma se lei non me la offre, io che fumo? Se io l'avessi, e chi ce l'ha? E voi credete che mia moglie mi dà i soldi per comprarmi le sigarette? Sì, stai fresco. Per carità. Come sta linguaiata? L'ultima sigaretta l'ho fumata, dunque, al battesimo di mio figlio. Ah, questo è buono. Al battesimo di. Ma comunque, al battesimo del figlio. Al battesimo del figlio. No, ma signor Vignarelli, abbiate pazienza. È una cosa che mi fa ridere. Devo scusare, sono esuberante. Mi fate male. Io credevo che mia moglie fosse una carogna, ma da quando ho visto la sua, per carità. Ma deve essere molto divertente. Sì, ci divertiamo proprio così in famiglia. Anche mia figlia è iscritta, sapete. Se le vuole la posso presentare a donna Maurizia, la presidentessa. Ma ne farà piacere. Le pago una piccola cifra e diventa subito socia. Allora signora, ci conto senz'altro. E guardi, poi ci scambiamo i telefoni. Sì, come vuole, i telefoni, signora, per carità. Ma dico, i nostri mariti dove saranno? Antonio! Peppino! Idioti! Dove vi siete cacciati? È quasi un'ora che si sono allontanati. Ma è possibile che in tutto questo tempo non hanno trovato un meccanico, una guardia? O che non si siano messi a litigare un'altra volta? Non vedo perché. Ormai sarà la polizia stradale o il magistrato a stabilire chi ha ragione. Secondo me basterebbe lo psichiatra. Non si dovrebbe dare la patente a un minorato come lei. Guardi, non mi offendo. Piuttosto, se si potessero fare delle fotografie aspettando... Qualche bel gruppetto familiare. Ma che incosciente. Ah, poi sono io il minorato, eh? Io parlo delle fotografie delle macchine per stabilire la responsabilità per l'assicurazione. Ma
domande così, scusi. La macchina fotografica ce l'ho io. E sa usarla? Ma se ce l'ha? Ah, per questo ha anche l'automobile. Quanto è scemo! Ma che guarda, che sei incantato? Non ho mai visto una gonna rotta. Io guardo lei, ma chi la vede per niente lei? Oh, era ora. Finalmente dopo tanto tempo passa una macchina. Adesso le faccio vedere io se gli altri non mi guardano per niente, come dice lei. Che sfrontata, gioventù moderna. L'hanno vista. Voltati, imbecille. Ah, mamma mia, che giornata. Giovanotto, qui c'è poco da ridere, però qui l'affare si fa serio. Eh sì, in tre ore è passata una sola macchina. E non si è fermata. Spiritoso. Io però c'ho un'idea, sapete? Quale? Qui si fa notte, quei due non si vedono. Noi nella macchina ci abbiamo le tende. Cerchiamo un posticino adatto e facciamo il campeggio. Che bella idea. Eh? Ti potrei portare sotto le stelle e tenerti stretta sul mio cuore. Dirti tante, tante cose belle, che sa dire il vero amore, ma proprio non ti vedo, se parli non ti credo, sei bella non lo nego, ma che cosa importa a me, hai gli occhi tanto belli, hai l'oro nei capelli, le labbra di corallo, ma che cosa importa a me? Sì, io cerco una ragazza che sogni e che mi parli d'amor, ma che tenga la dolcezza negli occhi e tenerezza nel cuore. Ma questo in te non vedo, perciò io me ne vado. Sei bella, non lo nego, ma che cosa importa a me? Che cosa importa a me? Che cosa importa a me? Bravino. Le piace la mia voce? Come no? È l'unico modo perché finalmente venga qualcuno, magari armato di fucile. Adesso è lei la spiritosa. E lei è educato. Ma perché? Che le ho detto? Viene qui a sfottere. Ah, bel frasario. Si è dimenticato di oggi, di tutte le insolenze che mi ha detto. E lei no? Io sono una donna. Su questo non vi sono dubbi. Lei è un bel donnino. Ecco, siamo alle smancerie. Quasi quasi lo preferisco quando fa il cafone. È più spontaneo. Su, confessi che in fondo le sono simpatico. Se vuole mi rimetto a cantare. No, lei non canterà perché se ci prova le arriva una scarpa in testa. Sono sicuro che non lo farà. Potrebbe farmi male e poi le spiacerebbe. Ma su, ragazzi, non ricominciate a litigare. E speriamo che quei due sconsigliati dei vostri padri si facciano vivi. Anche lei va a dormire? Le dirò, a sentirla cantare mi è venuto sonno. Simpatica creatura. Insomma, Carlo, fai il bravo. Siamo stanche morte. E per questo vi ho portati tranquillanti. Tenete, giovanò, una a voi, ne avete bisogno. Grazie. Te a mamma, pigliati il tranquillante. Digli, andiamo, su. Signora? Con questo non la sveglieranno nemmeno le cannonate. Grazie. Adesso noi tre donne andremo a dormire nella tenda grande. E voi in quella piccola. E i vostri padri, quando arriveranno, si aggiusteranno con questa. Buonanotte. Buonanotte, caro. Oime, siamo arrivati. Ah, vedo sua moglie. E per questo ho detto oime. Ah, ma che state facendo? Senta, la prego di non guardare l'ombra di mia moglie. Ma, senta, potrebbe essere anche l'ombra di mia moglie, no? Dice? Credo, col pacco. Senta, se è l'ombra di sua moglie, non ci mica male, sa. Ma state facendo i quadri plastici. Mogli! Mogli, mogli! Ah, finalmente. Chi non muore si rivede.
Ma che, siete soli? Abbiamo fatto più di 30 chilometri, figlia mia. 30, 40 circa. 40 circa chilometri, senza trovare un aiuto. Certo, ma con voi che cosa c'era da aspettarsi? Ecco, come sapete, signora, la prego. Signora, la prego. Ma che avete fatto? Avete mutato le tende? E secondo te che dovevamo dormire alla diaccia? Invece di montare il cambicca a Porto Ercole, l'abbiamo montato qui. È la stessa cosa. Naturalmente, necessità fa virtù. Ah sì? Sì. Ah, me la chiama virtù. Che fai? Ecco la vostra tenda, montatevela, eh. Buonanotte. Sì. Buonanotte. Buonanotte. Ci montiamo la tenda? Cavaliere, lei la sa montare la tenda? Cavaliere, lasciatemi in pace. Cavaliere, lei sa montare una tenda? Lasciatemi in pace. Ma come me la lasci in pace? Lasciatemi in pace. Cavaliere. Ragionini, voi avete sempre la testa allo scherzo. Io ho i nervi fino alla cima dei capelli. Non posso dormire all'aperto, il medico me l'ha proibito. Io soffro di reumatismo, di artritismo, ho il fegato che mi fa male, poi un po' di bronchite, un po' di asma, poi ho la sinusite. La scabbia e i piedi dolci, vabbè. Cioè, i piedi dolci? Non lo so, lo dite voi. No, e dico... siete rimpiastro, figlio mio. Rimpiastro, una certa età. E che c'è, non... anch'io la vostra età, pure mi sento un leone. Io poi vi posso fare una confidenza. Un uomo a posto. Credo, sono ragioniere. Io non dico che gusto c'è a campeggiare con le proprie mogli. Con le proprie mogli? Non posso gridare. Con le proprie chi? Con le proprie mogli. Ah, con le proprie mogli? Sono d'accordo con voi. Questi campeggi sono frequentati spesso da stranieri. Stranieri? Belle stranieri. Oh. Allora uno ci prova gusto, insomma. Cavaliere, posso fare una confidenza? Siete segreto? A me le straniere mi piacciono tanto. A me mi piacciono le olandesi. Bravo, olandese. Cavalì, è una finlandese. Finlandese. Che mi fate così? Ma perché sono brutto la finlandese. No, ma che vogliamo una finlandese, non vogliamo buttare via. No. E allora buttiamo la finlandese nell'immondizia, va bene, per farvi contento. Ma fate quella faccia, ma fate via i nervi, abbiate pazienza. Ma quale faccia? Ecco, io vi propongo una finlandese, voi mi fate il muso così, storto. Ma quale finlandese? Dove sta questa finlandese? Ma mettiamo che ci fosse. Non strillate. Non c'è. Facciamo quello che dobbiamo fare. Che ore sono? Che ore sono? Sono le 10:30. E andiamo. Venite qua. Dove ci siamo? Ma che facciamo? I zambognati? Ma cacciate. Venite qua. Sì, dai. Cavalini, e che ore sono adesso? È mezzanotte. Ci vogliamo sbrigare? Sono già 2 ore, stiamo ancora qui senza far niente. Tenete questa su. E così? Io prendo, su così. Sì, signore. E io prendo l'altra. L'altra, su. Quando io la sollevo, voi infilate questa nella terra. Ho capito, sì, signore. Pronto? È pronto. Si siede. Ecco fatto. No, dove siete? Qua. Un momento. No, ma se io. Cavaliere. Dove siete? Qui. Cavaliere. Dove siete? Siete voi? Non vi sento. Che fate? Cavaliere. Ecco. Un momento. Qua, dove siete? Dove sta? Ecco fatto. E non la smettete. Non facciamo schifo. Scacciamo, sapete. Montiamo, su. Qua. Questo è il primo che si deve mettere. Sì, signore. Così, qua. Ecco qua. State qua bene. Qui. Qua sopra? Sì, mentre io... Dai. Che succede? Scusate, abbiate pazienza, voi non sono bravi. Ma questa va. Non ma voi lo fate apposta. Ma non lo faccio apposta, voi mettete il dito sotto, che ne so io. Facciamo per ordine. Sì. Ah, mamma mia. Prendete un piolo lì. Questo? Fissatelo qua. Dove? Qui, dove c'ho il piede. Qui, ma forte, su e voi avete detto dove sono i piedi, che ne so io? Io non gliela faccio più. E nemmeno io gliela non gliela faccio più, basta. E nemmeno gliela faccio più. Basta, non gliela faccio più. Vogliamo alzare questa tenda, sì o no? Non gliela faccio più. La vogliamo alzare. Dove siete? Qua. Cavaliere, io soffro. Dove siete? Ma ci lasciate dormire, siamo. È un castigo del diavolo. Ma perché fate tutto questo chiasso? Perché vi agitate? È lui che si agita. Già, sempre io. Calma, dovete stare calmi. Quella è la calma, chi ce l'ha e chi non ce l'ha. E io l'ho perduta, perché me l'avete fatta perdere voi. E io perciò t'ho portati tranquillamente. Vieni, una a te e una a voi. Che roba è questa? Tranquillante, mandatelo giù e lasciateci dormire, non fate chiasso. Mi raccomando. Buonanotte. Buonanotte. Buona domani. I nervi. Ma che roba è? Che cosa? Tranquillanti, pillole americane che calmano i centri nervosi. No, prendete. No, non c'ho fiducia, io non c'ho fiducia. Come non c'ho fiducia? Non c'ho fiducia. E questo li piglia tutto il mondo. No, perché. Io non ero abituato, mia moglie mi ci ha fatto abituare, mi trovo benissimo. Sì. Ma sì, aprite la bocca. Aprite la bocca. Fate. È un po' arrossata, eh? E quella è l'umidità. Per forza, su, aprite la bocca. Aprite la bocca! Ecco fatto. Su, giù, andate giù.
nel buco dell'aria. Nel? Nel buco dell'aria. E voi state col buco dell'aria aperta, eh? Cavalli, su, su, così, così, così. È andata? Ah. La sente? Ma che cosa? Arriva? La tranquillità. Ma che tranquillità? La motocicletta? Morire, vengono da questa parte. Camping? Camping? Come? Camping. Camping? Camping? Domandano se questo è un camping. Camping? Non è un camping, però volendo si può anche campeggiare. Ah, io vi consiglierei di campeggiare a costi. Oh, schade, vi robe keine tenda. Capito? Peccato, non abbiamo tenda. Oh, quando mi dispiace. Con permesso, un momento, eh? Cavaliere, le ragazze mi dicono, cioè mi fanno sapere che non hanno la tenda e che vorrebbero campeggiare. Ma... Le vogliamo fare la nostra? Le? Ma qui vicino alla tenda di mia moglie. Ma già è vero, me l'ho dimenticato, voi siete ammogliato. E voi no? Io? Ma già è vero, anch'io sono ammogliato. A tant'anni? Ce la vogliamo fare sta tenda, no cavaliere, questa è un'occasione che capita una volta sola nella vita. Sì, gliela facciamo la tenda. La facciamo? E facciamola. Ma sì, da cosa nasce cosa. E facciamola. Attenzione! Che a moments una sorpresa. Prego. Tanche. Tanche. Permesso. Accendi la luce. Brave, brave figliuole. Siete sposate? Nein. Ah, no. E voi? Noi siamo scapoli. È vero, cavaliere, noi siamo scapoli. Permesso. Scapolissimi. Permesso. Prego. Volevo dire, domandare una cosa. Vi piace l'Italia? Oh, molto. È bella. Brave. Gli italiani. Moltissimo. Vi permettete? Evviva l'Italia. Evviva l'Italia. Siete grande di Deutsche Mädchen? No, questa non l'ho capita. E a voi piacciono le ragazze tedesche? Per bacco, domanda se a noi ci piacciono le ragazze tedesche. Io, personalmente, mangio pane e tedesche. A me veramente mi piacciono le olandesi. Ma lasci fare è le olandesi. È stato un vecchio sogno. Cavaliere, lasci fare le olandesi. Allora voi siete scapole. Noi siamo scapoli. Io direi, perché non facciamo una bella scapolata? Poi da cosa? Nasce cosa? Nasce cosa? Allora, vogliamo combinare questo pangrattato, come si suol dire? E allora ci vuole un bis. Un bis? Quale bis? Un bis. Un bacio. Un bacio. Un bacio. Oh, no. Qui possono vedere. Ah, già, è vero. E allora? E allora? Allora? Guten Nacht. Guten Nacht. Cavoli, che ha detto? Good night. E che significa buonanotte? Ah. Però l'ha detto in un modo invitante. Siete sicuro? Sicuramente sicuro. Good night. Allora andiamo. No, un momento. Ehi. Ha detto good night. Ma siete assata. Ha detto good night. Ma siete assata. Che c'è? Good night. Che significa buonanotte? Oh. Allora che facciamo? Lasciamo che si mette la libertà. E che diavolo? E che diavolo? Non avete mai visto una donna? Ah. E dove si va? Che c'è? Che c'è? Vedo. Che fa? Vedo. Che fa? Vedo. Vedo. Passo. Fammi vedere a me. Ragioniere. Qui non si vede niente. E già, se si vede qualche cosa, io lasciavo vedere a voi. Cavoli. Io vado a tastare il terreno. Se si deve tastare il terreno, dobbiamo tastare tutti e due. Ragioniere, per adesso ci vado io. Un momento. E io vengo appresso. A ruota. Io vengo a ruota. Eccoli qua. È permesso anche a me? Bitte. Non ho capito. Bitte. Vuoi un bitter? No. L'aperitivo dopo? No, dopo. Dopo. Cavaliere, un po' di preparazione. Queste sono già preparate. Lo so, ma a proposito, non abbiamo domandato ancora come si chiamano. Come vi chiamate? Oh, io Brigitte. Trude. Brigitte e Trude. Io Pepi. Ma che Pepi? Pepi e io Tony. Tony, Pepi, Brughi. Evviva! Evviva, evviva. Se a lei non dispiace, io mi fidanzerei con la Brigitte. E io con la Truda. Da cosa nasce cosa? Cavoli, e cosa fa lei? Sto facendo male alla signorina. E voi lo sarete pesante lo stesso? Lo so, io mi sento tutto pesante, le gambe pesante. Oh, a me mi si chiudono gli occhi. No, bisogna aprirli, sennò che figura facciamo? A quest'ora mi viene sempre sonno, ma con mia moglie è un sonno naturale, ma adesso che sarà? Ho trovato i tranquillanti. Proprio adesso devono fare fretta. Io non li volevo prendere questi tranquillanti.
Cavalli, gli italiani hanno un bel nome. Qui bisogna farsi onore. Toni! Was machen wir? Schön dich! Diese Männer sind nicht italienisch. Vergogna! Cavalli, tutto è perduto. Anche l'onore. Pepe? Toni. Good night. Good night. Dottore, è stata un'onta che è caduta su tutta la nazione. La colpa è di mia moglie e dei suoi maledetti tranquillanti. Ecco. Scusi, dottore, non perseveri gli affari suoi. Questa è la gamba destra o la gamba sinistra? La destra, no? Sembrava la sinistra. Infatti, è la coda. La coda destra o la coda sinistra? I cavalli hanno una sola coda. Lei crede di essere sano. Sentite, io mi sto interessando al caso vostro. Sì. Ma non vedo che cosa c'entra quello che mi avete raccontato con i gravissimi segni di squilibrio mentale di cui siete vittime. Oh, ma allora lei non si vuole compenetrare. Dottore, le nostre famiglie sono impossibili. Oh. Che qui. Sì? Direttore, è arrivato quello che aspettava. Che cosa devo fare? Porti di là e prepari. Tra poco vengo. Che succede? Niente, niente, hanno acceso l'aria condizionata. Dunque, stavate dicendo? Stavamo dicendo che la colpa è delle nostre famiglie, una e due. Scusatemi, ma stamattina non ho avuto il tempo di farmi la barba, eh? Professore, ma allora lei non ha capito ancora noi perché siamo qui? Non ha capito. Lei li sente questi rumori? Ebbene, questi rumori, di fronte a quelli degli elettrodomestici di casa mia, sono bazzecole. Ecco. Dottore, gli elettrodomestici hanno contribuito molto. Siamo nel secolo atomico e in casa nostra ci si asciugano ancora i capelli con l'asciugamano. Stai tranquilla, che mamma tua ti ha preparato una bella sorpresa. Ha già pensato a tutto. Sarebbe proprio ora. Marietta, ma che cosa hai combinato? Hai mischiato la polvere di Steam con il premio. Oh, mamma mia, è qua. E qua, ma che cosa hai combinato? Ma che hai combinato? Hai messo nell'acqua la polvere di acetol invece della valanga. Ma cosa vuole che capisca, mi parona, con tutte queste etichette? Eppure è così semplice. Ma certo, l'acetol, come dice l'etichetta, nella casa è il vostro sole, quindi serve per asciugare. Mentre con la valanga, tessuto più bianco e più sano, perciò serve per lavare. Se poi ci aggiungi un pizzico di UU, lavi più presto e lavi di più. Io le confesso, direttore, che del pizzico di UU non me ne importava proprio niente. L'unico pizzico che poteva interessarmi era il pizzico da dare a Marietta. Ma insomma tu non capisci proprio niente. Senti, io sono esasperata. Cerca tu di spiegare a questa scimunita come si leggono le istruzioni dei prodotti. Vieni con mamma tua, vieni. I prodotti, le istruzioni, che confusione, signor. Signor, chiamami Tonino. Tonino tuo. Tonino? Ma certo, Tonino tuo che rimarrà solo con te appena questa agenda va in velleggiatura. E riguarda l'istruzione, penserò io a istruirti come si deve, hai capito? Perché tu, figlia mia, dovrai accudirmi. Un uomo solo è accudibile, ti pare? Vieni qua. No, adesso cosa mi fa fare? Cosa ti faccio fare? Guarda, questo è solo per te, è un regalino. Calze di nylon senza cucitura, te. Che belle! E che sei anche qui l'etichetta? Le calze di 9 stelle su 10? La decima sei tu, stellassa del Friuli. Del Polesine, signor. Polesine, delta del Po, alluvionata via, vieni qua. Anna. E questo è polvere di sapone che se si posa sui mobili va spolverato subito, altrimenti rimane la macchia. Capito? Capito tutto? Ho spiegato tutto. L'ho istruita a modo. Adesso lei sa quello che deve fare. La ragazza è capacina, e volendo, è anche volenterosa. Capito? Ciao, moglie mia. Io vado in ufficio a guadagnare il pane per te e per tua figlia. Perché tu non mangi? Io non mangio pane, lo sai. Io mangio solo crisini. Arrivederci. Arrivederci. Pronto? Ditte Electros. Potete portare quella roba? Sì, subito. Poi passate in ufficio dal mio marito e regolate tutto. Prego, arrivederci. Avanti! Ragioniero, ricopiate sui bilanci. Me li vuoi firmare che li porta il direttore? Sì, certamente. Firmare con te è un piacere. Io firmerei per 2-3 anni di seguito. Eh?
volevo dirti una cosa. Qualche volta andiamo io e te soli in un ambiente tranquillo a filmare. Qui c'è confusione, telefono, cose, eh? Ma cosa dice ragioniere? Lei ha voglia di scherzare? No, dico sul serio. Cosa fa ragioniere? Firma sulla cartella? I fogli sono finiti. Distratto. Quando vieni tu mi distrai. Oh, senti, qualche volta che tu non hai voglia di venire in ufficio, non fa niente. Vengo io a casa tua, va bene? Vengo a firmare a casa tua. Da cosa nasce cosa? Facciamo lo straordinario. Ma ragioniere, lei potrebbe essere mio padre. Beh, padre no. Un fratellastro maggiore. Ragioniere, sì. C'è un signore che lo cerca. Avanti. Buongiorno, ragioniere. Lei non mi conosce, vero? Ero venuto da lei per qualche firmetta. Giovanotto, firmette con lei? No. Ma vedi, ragioniere, mi manda sua moglie. Mia moglie? Sì, la signora è venuta nel nostro negozio ad acquistare alcune cosucce e ci ha pregato di venire da lei per la firma delle cambiali. Cambiali? Oh, delle piccole tratte. Cambiali, tratte? Ma, giovanotto, io non ne so niente. Capisco, la signora ha voluto riservarle una sorpresina e allora io non le dirò di che si tratta. E io come tratto la tratta se non so di che si tratta? Le dirò solamente che la signora ha acquistato, indovini? E che ne so? Alcuni eli. Elicotteri. No, ele. Elefanti. Oddio mio. Ma che simpatico! Elettrodomestici, sì. Oggi maggiordomi, cameriere, lavandaie sono tutti sostituiti elettricamente. Ma che sostituire e sostituire? Noi abbiamo Marietta, la nostra cameriera, che se la vedesse è un pezzo di super maggiorata fisica che... Oibò! Ma la signora l'ha licenziata proprio questa mattina. Marietta. Licenziata? Licenziata, sì. Ma sono cose da farsi, senza dirmi niente. Ma questa è una cosa, un altro conto. Ma egregio signore, oggi siamo nel secolo dell'automazione. La cameriera non serve più. Questo lo dice lei? Le cameriere servono, e come servono? Un tempo forse, ma oggi ci sono apparecchi che fanno tutto quello che può fare la sua Marietta, sa. Ma vada, faccia il piacere, tutto quello che fa Marietta è una parola. Lei parla così perché non la conosce, ma la conosco io però. E poi oggi le cameriere sono così costose, eh? Ah sì? Eh già, perché quei dolcettini che date voi, quelli sono regalati. Quasi, perché col sistema della rata, del largo respiro, con una cosuccia al mese uno nemmeno se ne accorge. E quanto sarebbe questa cosuccia che non dovrei nemmeno accorgermi? Ah ecco, nel suo caso sono 48 ratine a 30.000 lirette al mese fanno un milioncino 440.000 lire. Credeva di più lei. Credeva di più. Invece non è molto. 48 ratine. 48 rate. Giovanotto, mi tolgo una curiosità. Lei dà proprio tutto a rate? Tutto. Ma tutto? Tutto, sì. Permette che le do un consiglio? Con piacere. Se permette? Prego. Se ne vada. Se non le do 1.400.000 calci in contanti, ha capito? A me! Vada via! Ma che maniere sono queste? Vada via! Non sono mica abituato ad essere trattato. L'abituo io! Vada via! Ma tornato a casa, fui accolto da un rumore infernale. Dottore, la mia casa era diventata una centrale elettrica e questo lo sa anche lui. Levati gli occhiali. Sì. Effettivamente oggi è la mania che maggiormente affligge l'umanità, non posso darle torto. La solita Maria. Quale Maria? La solita Maria. Mania. Me lo scusi, dottore, ha capito un po'.
Dunque, allora lo vogliamo dire? Viva la faccia del fornello a carbone? Sì. Vogliamo dire viva la faccia della scopa di saggina? Sì. Ci vuole. Vogliamo dire viva la tinozza per il bucato? Diciamolo! Viva! Sì? Professore, se si vuole accomodare, tutto sì. Pronto? Vengo subito. Ma dove? Medico, qualche operazione, chirurgo, no? Io ho un'operazione urgente da fare. Che ti dicevo? Tre numeri nell'indovino. Però se loro vogliono assistere, io non ho niente in contrario. Ma neanche io sono. No, francamente, mi fa senso. Mia moglie ebbe un farungolo. Ma che cosa? No, ma che cosa? Ma è divertentissimo. Ma vieni che ci facciamo la risata. È tutto pronto, di là quattro colpi e via. Ed è fatto. Questo è un sadico. Un psicopatico sessuale. No, no, col diavolo. No, questa si arrabbia. A me mi pensa una volta di mia moglie. Vieni, ma che sua moglie. Ma che fa? Voi! Aprite! È che mi lasci fuori! È l'operazione! Ma questa è una cucina! È di quelle all'antica! Sì, niente gas, niente elettricità, solo carbone! Operato a carbone? A carbone, la vendola! Fagioli! Quanto mi piacciono! E come mi guardano! I fagioli lo guardano, come ti guardano? Sono i fagioli con l'occhio. Io qui passo le ore più felici della mia vita. Sì. Bravo. Non toccare. Guarda che fa. Lasciate a me. Permette che l'aiutiamo? Prego. Permette. Prego. Grazie. È interessante. Ecco, e se ti muovi non posso rompere le uova, scusa. È interessante. Sapete come mi piace fare la sfoglia? Sì. Ma il mattarello ce l'avete? Oh, che domanda! Questo è l'ambiente, no? Busso il camarello, vieni infermiere, voglio due o tre mattarelli. A voi piacciono le fettuccine alla bolognese? Come? Io quando vado a Venezia me ne faccio sempre un bel piatto così. Non è stata mai a Venezia. Che ne sai tu? Certo, un bel piatto di fettuccine. A me veramente non piacciono. No. E allora vogliamo fare un bel piatto di spaghetti alla napoletana? No! Che diavolo! Non ho preso nessuno. No, io tutti i giorni mi preparo dei piattini prelibati. Poi magari li butto, io mangio pane e formaggio. Sì, è il mio hobby, come dicono gli anglosassoni. Ah! Che è successo? Ecco! Che è successo? No. Fammi vedere a me! Non guarda! Fammi vedere! Strano. C'hai una patata! Qui, c'hai una patata! Lobby! Un lobby! Io per causa del lobby ho perduto il posto. Ma perché anche lei ha lobby? Non io, ce l'avevo il mio principale. Io non lo sapevo che il mio principale ce l'aveva. Sapevo solo che in quell'epoca il mio stipendio era basso e mi ci voleva un aumento. Scommetto che lei pensa sempre ed esclusivamente ai soldi. Eh? In casa, in ufficio, con sua moglie, lei pensa soldi. È vero? Ma lei è un indovino, direttore. Per forza che penso ai soldi, se no come mangio io? Male. Malissimo, non ci deve pensare. Io ci penso, direttore, purtroppo è la mia persecuzione. Caro Pecorelli. Io mi chiamo Caprioli. Caro Caprioli, scommetto che lei non ha neanche un piccolo hobby. Hobby? Me lo posso comprare. Che cosa? L'hobby, lo strumento. Vede, lei non sa nemmeno che cos'è un hobby. L'hobby è una cosa che serve per distendersi, per rilassarsi. Riposare. Vede, caro Caprioli, ognuno di noi è costretto a fare un lavoro che odia pur di guadagnare. Mentre a ognuno di noi piacerebbe fare una cosa che piace, per distendersi, per rilassarsi. Riposare, è rilassarsi. È vero? È vero, direttore, è vero. E chi glielo vieta? Il denaro. È il denaro. Perché sono qua? Ma ci sono milioni di hobby che si possono fare senza denaro. Sì. Basta scegliere sia quello che piace. Lei deve solamente scegliere che vuol fare, il cuoco, il falegname, il fabbro, lo stagnaro. Dica, scelga, che cosa vuol fare? Lo posso dire, direttore. Siamo qua. Il portiere. Un bel posto di portierato, là della guardiola con l'obbo e... Io mi consolerei, direttore. Caprio, mi scusi. Direttore, no, ha indovinato, Pecorello. No, Capretti. Vabbè, come mi chiamo? No, l'importante... Caprioli. Caprio, lei deve volare. Volare. Volare con la fantasia, deve volare. Dove volo, direttore, dove Le piacerebbe dipingere? Come la pittura. Direttore, è stato sempre il mio sogno, la mia passione. Da bambino dicevano che ero trasportato, che avevo la tendenza. E chi glielo vieta? Il denaro, direttore mio benedetto, il denaro. E io? Io che cosa sto a fare qua? Ma perché non la mandano via? Caprioli! Dicevo... Volevo dire io. Che cosa sto a fare qua? Non saprei, direttore. Guardiamoci negli occhi.
Ai mezzi non ci pensi, penso a tutto io. Ah, sì. Venga a casa mia, avrà tutto quello che le occorre. Via del Governo Vecchio 32. A che ora, direttore? Alle 8. Non è troppo presto? Più presto viene e più dipinge. Una rullata e una rilassata. Oh, una rullata e una rilassata. Oh, una bella rilassata favorisce la distensione, sì, dei nervi. Sì, direttore, è interessante come hobby. Ma io volevo dire, se mi permette, io credevo che si trattasse della pittura vera, quella col cavalletto, vero? Io seduto col basco, la giacca di velluto, ritrarre un bel prato fiorito, un volto di donna. Una bella modella? Se fosse possibile. No. No, perché quella pittura lì impegna la mente, non rilassa. Questa pittura qui invece impegna il fisico, stanca, quindi rilassa. Già. Ma caro Gabrioli, noi siamo nervosi ancora. No, io sono nervoso, sì. Oh. Io sì, perché io mi sono alzato presto, ho già fatto la cucina. E allora lei si fida di me? Sì, io non mi fido adesso. Ma di me si fida? Sì. Proviamo a fare due rullate e una rilassata. Due rullate. Due rullate e una rilassata. E una vediamo. Rilassata. Oh. Va bene, direttore. Coraggio, eh. Una. Due. E una rilassata. Lo vedi? Direttore, non potrei fare due rilassate e una rullata. Perché... Come vuole, però non si stanca, eh? Caprioli, noi ci dobbiamo stancare. Sì, okay. Noi dobbiamo morire. No, proprio. Dobbiamo stancarci, sì, altrimenti sì, che hobby è? Già, lei conosce gli hobby, io obbedisco. Ecco, e allora, due rullate. Due rullate. Una. Due. E una rilassata. Oh. E mentre lei si rilassa, io mi vado a rilassare con il mio hobby preferito, il solitario. Ah, questo è il suo hobby? Sì. Ma non lo potrei fare io, questo hobby? No. Un poco di hobby così? No, perché ognuno di noi deve giungere faticosamente alla scelta del proprio hobby che più si confà al rilassamento. Ma perché a lei le stanca questo hobby? Non le dico, sì. Sia a guardare. Una carta e una rilassata. Una carta. E una rilassata. Guarda, a me mi fa pena, mi fa... Una carta... Poveretto. E una rilassata. Il 4 va là... No, non lo deve mettere lei. Lei ha il suo hobby, faccia il suo che io faccio il mio. E ognuno si fa gli hobby suoi. E poi se lei interrompe non arriveremo mai al rilassamento. La prego, vada. Sì. Tre rullate e una risata. E non eravamo rimasti a due, direttore. Va bene, ma non le giova, scusi, non le giova. Avanti, aumentiamo la dose. Tre rullate e una rilassata. Tre rullate e una rilassata. Io non lo sapevo che per rilassarsi ci volevano tante rullate. Me ne accorsi solo quando, finito di dipingere, gli dovetti mettere a posto tutta la casa. Ai! Benissimo. Bravissimo, venga qua, Caprioli, bravissimo. Adesso puliamo i vetri. Ancora? Già, i vetri, sì. Sente la distensione? Sì, ma non sento più le gambe, non sento più la schiena. Io mi sento da rimettere, i crampi allo stomaco. Mi posso sedere un momento? Ma le pare, s'accomodi, venga qui. Se lo goda, questo è il momento più bello, giù, la rilassata. Una bella rilassata. Pensa ancora all'aumento? Posso dire la verità? Dica, si liberi. Io ci penso ancora. Ma che è grave. È grave. Lei è incurabile. Non abbiamo trovato l'hobby adatto. Ma dove si trovano? Ci siamo. Ho trovato l'hobby per lei. Per lei ci vuole l'hobby... Del letto. No, l'hobby del presidente degli Stati Uniti. Il presidente? Le piace l'orticoltura? Ma io veramente l'orticoltura... Io le metto a disposizione il mio orticello. Bravo, così. Una vangata... È una rilassata. Mancata e una rilassata. Bravo. Non va. Beh, ma che succede adesso? Non va. Io mi sento più morto che rilassato. Non va. Per lei ci vuole un hobby più efficiente. Ma non si preoccupi, perché io glielo trovo. Grazie. Ecco. Oh, ecco, ecco.
acqua di nettoni. La doccia funziona. Meno male. Tenga presente che ho lavorato con 8 dita. Ma non si faccia male, Caprioli. Grazie. Non ho più faccende. Posso avvertire i familiari che io rientro in casa? Senz'altro, Caprioli. Grazie. Prima ripariamo il tubo di scarico, eh? Ancora? Già. Tubo di scarico non funziona, giù. Ancora, non me l'avevate detto, però. Va bene, su, avanti, Caprioli. Coraggio. Attenzione, Caprioli! Alla testa? No, al lavandino, di porcellana, sa. Alla testa è di carne, sa. Avanti, Caprioli, su. E ricordatevi, una svitata e una rilassata. Una svitata e una rilassata. E io l'aiuto, vado a prenderle le pizze. Sì, come? Oh, salve, Gabriella! Che fai, esci? Sì. Ah, la Santina l'abbiamo licenziata. Anche Giuseppe. E non servivano più. Usiamo gli impiegati di mio marito. Con la scusa degli hobby, fanno tutte le faccende domestiche. Ah, adesso abbiamo un ragioniere che è un portento. Fa tutto. Imbianca le pareti, zappa l'orto, fa il bucato, ripara i tubi di scarico. Oh, non si accorge di nulla. Un risparmio di 100.000 lire al mese. Peccato che non cucina bene. Oh, niente, ti dico niente. Credono tutti al hobby. Pensa che sciocchi. Ricordati di fargli portare a spasso il cane. Ma certo, si occupa anche di whisky. Oh, poverina, aveva bisogno d'aria. Pensa che ieri l'ha portata alle capannelle. Andate e ritorno. Aiuto! Un affogato! È una ghiaccia! Aiuto! Un affogato! Aspetta un momento, scusa. Aiuto! Un legato! Aiuto! Una calata! C'è una calata! Ma che fa di sbagliato? Ho trovato il mio hobby! Affogare i direttori! Oddio! Noi siamo vittime di queste manie. Beh, ma c'è mania e mania, no? Ma buono, molto buono. Mangiate una forchettata. Una a una. No, Peppino. Peppino. No, per carità. Ma come ti permetti? Il professore non le mangia, le fa per gli altri. Oh, sapete adesso? Adesso che cosa ci prepariamo? È una bella bistecca alla fiorentina. Sì, sì, ma non ne posso più. Che? Non ne posso più. Che succede? Peppino, guarda qua. Che succede? Io sono una vittima. Domande, che succede? Io sono una vittima. Ovunque trovo queste maggiorate fisiche. Nelle piazze, per le strade, sulla circolare. D'estate, poi, primavera, non ne parliamo. Non ne posso più, lui lo sa, io non ne posso più. Ma come lo devo dire? Sappia, professore, che io sono contabile in un ufficio. Dovevo controllare cifre, libri mastri. Avevo bisogno di concentrazione. Invece, con questi tipi di segretarie che girano al giorno d'oggi per gli uffici, come ci si può concentrare, direttore? 8.748. Ragazzi, io devo chiudere il bilancio. Come dice, ragioniere? Devo chiudere il bilancio. Lo chiude? Nonostante l'incremento attivo, il gravame fiscale ci fa chiudere il bilancio sempre sotto i 2 milioni. Ecco qua, 2 milioni. Permette, ragioniere? Prego, 2 milioni. 2 milioni. 2 milioni. Sotto i 2 meloni. Sotto i 2 meloni. 2 meloni a 450.000 lire. Ma quale meloni, ragioniere? Ma la nostra ditta non contratta solo intubature. Sì, vabbè, intubature, meloni, aranci, mandarini, pomodori, eccetera, eccetera. Signorina, io sto facendo la partita doppio. E già vedo doppio. Passiamo all'incremento attivo. C'era poi quella nuova impiegata assunta la primavera scorsa, caro direttore, che quando batteva a macchina, ma era una rumba, una samba, un calypso, un rock and roll, che mio malgrado mi faceva perdere la testa. Via. Con i paraocchi equini, per non sbagliare le cifre, mi ridussi come un ronzino, caro direttore. Ma il fatto è che non siamo ronzini, siamo uomini, no? Rivederla, ragioniere. Buongiorno. 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 Buon appetito, ragioniere. Grazie, altrettanto. 7.000. Subito. È per lei, signorina. Chi è? Il suo fidanzato. Ah, grazie. Puccetto? Nicolino, buongiorno. Signora Milanelli, buongiorno. Mio marito è già uscito. È dentro, è dentro. Ah, meno male, perché oggi è il suo compleanno. Sì, e gli ho voluto fare una sorpresa. Benissimo. Ho comprato dei regali per lui. Vedete se vi piacciono. Guardate che belle cravatte. Belle, belle. E la tinta del pullover?
Molto e bene. Dentro al pullover l'orologetta. Ah, è bello. L'annuncio subito, eh? No, 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 me lo chiami per telefono. Come vuoi. Grazie. 600. Pronto? Pronto? Chi parla? Vignarelli. Scusi, e io con chi parlo? Lei mi conosce poco. Io sono un'impiegata, la nuova impiegata. La nuova impiegata? Sì. È proprio lei, la nuova impiegata. E a che cosa debbo questa sua telefonata? Oggi è il suo compleanno. Ecco, vede, se n'era già dimenticato. E siccome so che lei desidera da tempo una certa cosa, io l'ho qui pronta per lei. Sì, dentro il golf. E lei l'ha pronta così, diciamo, nel suo golf, per me? Ma che pensierino. Sì, tutto per lei. Come? Ho detto per lei. Signorina, e lei queste cose me le dice così, proprio così. Non ha capito chi sono. Signorina, la prego, se ho capito bene e non ho sognato, me lo faccia un altro sorriso. Che ho, caro? Ma niente, dall'ufficio vicino c'è un cretino che mi sta guardando. Mi ha sorriso! È stata proprio una lezione terribile. Scusate, prego. Possiamo sedere? Prego, accomodatevi. Grazie. Pronto? Prego. Ci sono io. Chi è? Ah! La contessa, come sta? Ah, che piacere. Come, contessa? Ma non so come ringraziarla, contessa. Se tutti fossero come lei, cara contessa, quante sofferenze sarebbero alleviate. Sì, quando vuole, contessa. Senz'altro, contessa. Grazie di nuovo, contessa, eh? Sì, buongiorno, contessa. Di nuovo, contessa. Ossequi, contessa. Era una contessa. Ah, sì? Sì, una signora che ogni tanto manda qualche aiuto per la nostra casa di salute. Ci siamo. E ti pare che non scappava fuori da beneficenza? Ed è stata proprio questa, professore, la beneficenza che ci ha dato lo spintone qui nel manicomio. È vero. Come vero. Si dice? Il vaso che ha fatto traboccare la goccia. Il vaso dopo la goccia prima. Il vaso dopo la goccia. Ha capito. Beh, lei ha capito. Eh già, perché mia moglie ha la mania dei comitati di beneficenza. E che cosa fanno? Cosa fanno? La sera si riuniscono, mentre preparano la beneficenza, mangiano. E più mangiano, e più preparano beneficenza, e più mangiano. Naturalmente, in questi comitati non manca mai qualche autentico nobile e qualche altrettanto autentico imbroglione. Visti così, certamente non ispiravano molta fiducia, però in palcoscenico poi invece... Non sapevano fare niente. L'unica cosa che sapevano fare benissimo era quella di mangiare. Mangiavano da veri professionisti. Usavano la forchetta come i loro antenati la spada. Non si tiravano indietro di fronte a nessun piatto, sempre pronti a sacrificarsi fino all'ultimo agnolotto. E fu proprio in una di queste riunioni che decisero di fare il grande spettacolo di beneficenza. Ma dite un po', per l'orchestra avete pensato già? Basterebbe un complessino di 3-4 persone. Lo Susi di Motrone suona l'arpa, per esempio. Ma cosa c'entra l'arpa? Ci vuole roba moderna, no? Tromba, sassofono, trombone, batteria. Sentite, io ho un'idea. Che ne direste di Carosone? Ma no, ma Carosone non viene a lavorare con dei dilettanti. E perché no? Io penso che accetti, è un mio amico, l'ho conosciuto a Viareggio. E allora perché non provi a telefonargli? Sì, se volete, non credo che possa dirmi di no. Un momento, qua se c'è da parlare con qualcuno è bene che ci penso io. State tranquilli, ha già detto di sì. Speriamo, è molto bravo. Telefoni al gatto grigio. Ma è naturale. Oh, magari venisse, sarei tanto contenta. Sarei contenta anch'io. Cari amici, tutto fatto. Ah, bene. E chi ha detto? Non viene. Ma perché? Come non viene? Ma gliel'ha detto a nome mio. Sì, e ha detto che non ci viene lo stesso. Si vede che l'avrà dimenticata. Beh, dico, non ci vogliamo mica perdere per questo, no? Con o senza Carosone lo spettacolo si farà. Vabbè. Io vi posso assicurare fin da adesso che è tutto pronto. Vabbè. Anzi, domani si possono cominciare pure le prove. Ah! Un buon per le scene, ho l'appuntamento domani all'1. Dove, al teatro? No, qui, al ristorante. Meglio che ci parli solo io, eh? Poi domani sera mi vedo sempre qui al ristorante. Con noi? Col tipografo per far stampare i biglietti. D'invito? No, niente invito, tutti a pagamento, 5.000 lire l'1. Ma non saranno troppe? Quando si tratta di beneficenza non è mai troppo, signor. Ognuno di voi riceverà 10 biglietti e si impegnerà di piazzarli tra parenti e amici, eh? D'accordo? D'accordo. Più alto sarà l'incasso e
più grande sarà la gratitudine dei poveri orfanelli che già stanno pregando per i loro cari benefattori. Infatti, i poveri orfanelli pregavano davvero per i loro benefattori. Pregavano e aspettavano. Ragazzi seduti. E adesso aspettiamo. Per mia figlia, riuscire a piazzare i 10 biglietti dello spettacolo fu la cosa più semplice di questo mondo. Me li misi in tasca e tolse dal mio portafoglio l'equivalente in moneta contante. Tanto disse, li vendi ai tuoi amici in 4 e 48. Vabbè. Signorina, vorrei parlare col ragioniere Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Caprioli, me lo cerchi un po' sull'elenco. Appena pronto me lo passi, io sono all'apparecchio. Il ragionier Caprioli. Me lo passi! Caro Don Antonio! Caro Don Peppino, come si va? Bene, bene. Chi non muore si risente, eh? Si accomodi, scusi. Pronto? Pronto. La famiglia come va? Bene, bene. La signora? Sta bene, la vostra? Non c'è male. Malgrado... Scusi, non vede che sto parlando, abbia pazienza, si accomodi. Pronto, la mia, malgrado le sue manie... Per la beneficenza? Sta bene, sono io che sto male. Mi dispiace, per la beneficenza sapeste anche io. Ah, Don Peppino, io avrei bisogno urgente di vedervi, subito. Ah, è proprio urgente? Sì, vi dovrei parlare di una cosa importantissima. Se è urgente, allora mi potete vedere immediatamente. Io verrei da voi, ma non posso abbandonare l'ufficio perché viene il capo a momenti. Lo credo. Dovreste venire voi da me. Dovreste venire voi da me. Ma senz'altro, lasciate il telefono, io vengo subito. Una volata. Parola d'onore. Ci conto. Contateci. Grazie. Ecco fatto. Che bravo. Che bravo. E da dove siete usciti? Don Antonio. Ma come non stavate nel telefono adesso? Passavo qua, Don Antonio, non vi siete accorti della mia presenza. Nella foga. E parlavo con voi. Lo capisco. Eravate voi che... Come sta? Bene. Che bellezza. Voi state una Pasqua. Voi state una bellezza. Mi permettete? Prego. Dunque, Don Peppi, vedete, io vi ho fatto venire qua perché vi avevo preparato un omaggio. Anch'io. Anche voi? Sì, anche. Dite. Ma quando siete cari. Permettete che io vi abbracci. Certo. Dunque, Don Antonio, io vi ho preparato una bella serata con musica, canto e... No, se mi lasciate per scusare. Scusate. Dunque, io ho preparato una bella serata con musica, canto e... Ho capito tutto. Ho capito anch'io. Questa è la fonda, E questa è la mia. Quanti ne avete? 10. E voi? 10. Chi ve li ha dato, vostro figlio? Mia figlia, 5.000 lire il biglietto. Ma come si fa? Ma chi se ripiglia? Ma chi sono caro? Ma chi spende 5.000 lire per andare su? Lo so, Don Antonio, ma voi mi dovreste aiutare proprio se posso. In omaggio all'amicizia. Voi me ne dovreste prendere qualcuno proprio. Datemelo qualcuno. Quanto me ne vorreste dare? Io ve ne vorrei dare 5. Li volete tutte e 10? No, 5 basta. Però Don Peppino, scusatemi. Prego. Mi dovreste fare un piacere anche a me. Che io mi trovo nelle vostre medesime condizioni. Quando vado a casa sono dolori. Voi dovreste prendere 5 anche da me. Sì. Perché noi? 1, 2, 3, 4 e 5. Ecco qua. Questi sono i vostri biglietti. Questi sono con i vostri. Una buona salute. Buona serata. Divertimento. Divertitevi. Anche voi. Scusi, ragioniero. Le ho portato delle carte da firmare. Gliele lascio qui così le firmerà con comodo. Sì. Dopo la richiamo, Va bene. Dopo la richiamo. Don Andò, mi è venuta un'idea. Ma questa, un biglietto da 5.000, non lo prenderemo. Caro Don Peppino, in un'altra occasione io le ho offerto un biglietto da 10.000 lire, niente da fare. Non hanno torto. Troppo caro. Qui con 200-300 lire si va a vedere un film americano con la Kim Novak. No, non mi ha parlato della Kim Novak. Ci ho bisticciato. La conoscete? No, ho bisticciato con mia moglie. Ah. Perché io la notte ci parlo. Con vostra moglie? Ma no, con la Kim Novak. Kim dal braccio d'oro. Solo il braccio, non andò. E il resto? Lo so. Andiamo su, ragazzi, svegli. Com'è bello, amore mio, sognare, sospirar così. Soli soli in ombra ad ascoltare il calipso melodì. Un domani di felicità spunterà col dì e la musica ripeterà il
Calypso Melody. Un alone di baci volerà nel cielo, sapranno dir quei baci a chi possiede un cuore. Tutto il nostro amore, com'è bello amore mio sognare, sospirar così, soli soli in ombra ad ascoltare il calipso melodì. Era! Vi piace? Orecchiabile, no? Amore mio sognare, sospirar così, soli soli in ombra ad ascoltare il calipso melodì. Un domani di felicità spunterà col dì e la musica ripeterà il calipso melodì. Un alone di baci volerà nel cielo e sapran dir quei baci a chi possiede un cuore. Tutto il nostro amor, com'è bello amore mio sognare, sospirar così, soli soli in ombra ad ascoltar il calipso melodie. Il calipso melodì, il calipso melodì, ah, il calipso melodì, ah, ah. Non c'è male. Forse con un po' di studio la voce potrebbe anche venirle fuori. Potrebbe insegnarmi lei. Senta, veda piuttosto di non farmi fare una brutta figura. Brutta figura io? Ma lo sa che saremo sia noi in 10 in Italia ad essere... Ad essere così presuntuosi. Ma che presuntuosi? A suonare la batteria in un modo meraviglioso. Peccato che lei non sia né un principe né un re. Perché? Perché sarebbe passato alla storia come Carlo il Modesto. È inutile, dopo il nostro duetto ci vuole per forza un altro numero. Altrimenti non c'è tempo materiale di preparare la cena dietro. Ma scusi, ma non c'è il numero dei nostri mariti? Già, sono già le 11:30 e ancora non si vedono. Chissà dove sono andato a finire quei due disgraziati. Signor, scusatemi. Forse tanto. Immagini. Grazie. Eccoli, stanno arrivando. Chi, loro? No, i supplì. Vieni, vieni, vieni. Meno male. Fermi tutti, 10 minuti di pausa, sono arrivati i supplì. Dammene uno, e dammene uno. Uè, come al solito sempre in ritardo. E questo mi ha fatto far tardi. Siamo tutti quanti aspettando voi. Io mi domando, questi biglietti, questi pro orfanelle, uno è costretto a fare certe cose, due poveri vecchi come noi. Quali vecchi? Quale vecchi? Dico, siamo costretti a vendere i biglietti. Oh, a vendere, a sbolognare. No, vabbè, ma in fondo sono squisiti. Ottimi. Dovete provare il vostro numero. È tutto pronto, è tutto pronto. No, tutto pronto che? Tutto pronto. Io non so niente. Ma non dovete saperne, chi volete sapere? No, io non so fare niente. Ma non c'è bisogno che facciate niente, voi dovete solamente seguire me in scena. Faccio tutto io. La vostra è solo una semplice collaborazione. Collaborazione passiva, si capisce? Oh, mettiamo i punti sugli i. Io non faccio niente. Non dovete far niente. Non corro rischi, nessun rischio. Uno per due. Tessera. Uno per due. Ma dico, qui non paga nessuno. Autorità. Compagnia, omaggio. Stampa. Autorità. Oh, ma tu sei Giovanni, eh? Lieti, signore. Parente. Come ha detto? Parente. Parente di chi? Sono il cugino. Sì, ma il cugino di chi? Il cugino di Giovanni, e questa è la cugina. Ma Giovanni chi è? Sono io, Giovanni. Luca Milani. Ma tu lo conosci, Giovanni? No, è lei. Io no. Via, via, che se va in scena, forza. Se non mi aspettavo di vedere la mia. Speriamo bene, c'è un pubblico stasera. Ma se non ha pagato nessuno? Appunto per questo che sono più cattivi. Andiamo, andiamo. Ma dove va? Di qua. Senti, aggiustami un po', ti prego. Permesso? Avanti.
Volevo farle gli auguri per lo spettacolo. Io non mi preoccupo, sa. Ci sarà sempre lei a salvare qualunque situazione. Vuol dire che non è nemmeno un po' emozionata? No, affatto. Come vuole. Visto che lei è così tranquilla, questo cognac lo berrò io. E va bene. Se proprio lo vuoi sapere, ho una paura da matti. Ero certo, ma volevo sentirglielo dire. Senta, ma non ci sarebbe nessun rimedio contro questa benedetta paura. Ce n'è uno che molti ritengono infallibile. E allora me lo dica, che aspetta? Molti grandi attori, prima di andare in scena, chiudono gli occhi, stringono i pugni e poi ripetono per 3 volte. Io sono bravo e avrò successo. Io sono brava e avrò successo. Occhi chiusi. Io sono brava e avrò successo. Io sono brava e avrò successo. Oh, come sono brava. Come sei bella. Avevi ragione tu. Ora non ho più paura. Ma chi c'è in scena? Ida, di su, io. Mia madre e tua madre. Sempre in coro la gioventù. Ci faccia ammirare con attenzione. Cantiamo sempre con gran passione. Ida, di qua. Che disastro. Di là, io. Danno un saluto al pubblico così. Ma, ma. Signor mannaccia, avete sbagliato tutto. Ma io no, l'orchestra ha sbagliato. E avete sentito l'esito? Non ci hanno nemmeno applaudito. Ma non ci hanno capito. Non ci hanno capito. Ed ora, signore e signori, 2 celebri clown, Tony e Pepi. Speriamo che questi siano un po' meglio. Speriamo. Signore e signori, ho l'onore di declamare una poesia drammatica. La vispa Teresa aveva professore! Qui non si può suonare. Nuova questa, ha capito? Va bene. Avanti. La vispa Teresa. Udì. Con la gabetta. Avrò sorpresa di dietro a me. Giovanotto. Ehi, professore. Qui non si può suonare. Un momento, avete detto che lì non si può suonare. E anche qui si può suonare. Perché? Perché io devo lavorare. Ma io suono. Ah, suona e aspetta. Lo dicevo io che finiva male. Qui se non c'è abbastanza pulizia, tra poco ci linciano tutti. Dove vai? Lasciami fare. E adesso, signori, passiamo all'esperimento più difficile della serata. No, basta, basta. Silenzio. Basta, silenzio. Basta. Epi, sai leggere? Sì, sì. Un giornale. Ecco fatto. Ecco, leggere. Così. E non pensare a nulla, eh? Voilà. Cancelliere, dove andate? Stia fermo lì, che dobbiamo aiutare gli orfanelli, no? Per gli orfanelli, eh? Attento, papà! Cavaliere! Assassino! Maledetto voi, mia moglie! Fatemi scendere! Cavaliere! Giù! Mettetemi qualche cosa! Avete messo? Io non vedo niente! Si lasci andare! Sì, allora... Signora, questo non gliel'aveva detto! State tranquilla! Ma così non lo ammazza! Pepe! Signor Pepe, salva! Torero, custi basetta sudamericano, custu sigari avani a gamma se le picche. Torero, olè. Perché si è rifiutato di venire a suonare? A me non ha telefonato nessuno. Quei giacinti. Allora la prego io, venga. Sta andando tutto a rotoli. Lo faccia per me. Signorina Clara, io sto lavorando. Ma la prego. Aspetti un momento. Oh, Torero, custi basetta sudamericano, questo cigare avanti a gamma se le
torero, torero, ole. Ehi! Renato deve venire. Non c'è un momento da perdere. Ma ormai è tardi. No, si viene subito, no? Beh, vada in teatro, su. Grazie. Mi dica un po', signor Pepi, che cos'è questo? Non lo so, non ci vedo. Non può vedere. E allora facciamo così. Che cos'è questo? Oh, è il fuoco. Oh. La risposta è esatta. E per spegnere il fuoco cosa ci vuole? L'acqua. Eccolo. Anche questo esperimento è riuscito. Signori, signori, i conti parlano chiaro. Spese organizzative, scene, bozzetti 1.800.000. Ristorante 600.000. Fiori e supplì 220.000. Ma insomma non spese è caro. Spese di cancelleria, mance e tassì, totale 4 milioni. Che mandiamo gli orfanelli? No, che bisogna pagare, altrimenti finite tutti in galera. Ma è impossibile, è l'incasso. L'incasso è bastato per comprare il bibite. E quei poveri orfanelli. Lo sapete come possiamo fare per aiutare gli orfanelli? Come abbiamo fatto l'anno passato. E mentre loro si rimpinzavano, i poveri orfanelli di Giuni aspettavano. La magnifica idea di mia figlia era quella di raccogliere i fondi per gli orfanelli andando in giro a vendere le spillette. E gire e rigire, chi ci doveva andare di mezzo? Anche per le spillette noi, solo noi. Orfanelli? Orfanelli? Vuoli orfanelli, signor? Orfanelli? 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 Caro cavaliere, sono dolori. Quanto avete fatto? E voi? Beh, quasi. Io non capisco perché di questi orfanelli nessuno se ne interessa. Per forza, è una cosa logica. Perché? Scusate, sono orfanelli, non hanno nessuno, no? No, perlomeno le signore dovrebbero essere più generose. Vuoi orfanelli? Vuoi orfanelli, signore? Orfanelli, signore? Orfanelli? Orfanelli, signore? Orfanelli, signore? Orfanelli? Questi figli però che soddisfazione. Il Dio prima li fa e poi tra di loro si accoppia. Orfanelli, signore? Signora, orfanelli? Orfanelli, il fatto è che il passante Don Antonio non collabora con noi, non è che si avvicina, fa il piacere, fatemi comprare una medaglietta per orfanelli. Niente. Si avvicina, guarda la medaglietta, finge di salutare qualcuno e se ne va. Don Peppino, qui ci vuole un'azione audace, sangue freddo, impetuosità, audax fortuna iuvat. Alzia, orfanelli. Orfanelli, sì. Aiutiamo gli orfanelli, senza genitori, senza padre, senza madre, figli di orfani a loro volta. Grazie a nome degli orfanelli, prego. Grazie a nome degli orfanelli, signore. 10.000? 10.000. Accidenti. Bisogna pigliarli di petto. Lo so. Un momento, signora. Ma come? Ma scalzone! Ma come si permette? No, io... Ma scalzone! No. Stia zitto! Avete detto... Sono modi qui! Avete detto di petto! E di petto, ma non in questo modo, scusi tanto, signora, abbia pazienza. Faccia conto che sia una disgrazia, una panna. Ecco, una bucatura. Lei ci dia quelle delicate, noi gliela gonfiamo subito e mettiamo a posto. Ci avete il cric? Ma che cric? Deficiente, pappagallo! Pappagallo! Se ci fosse una guarda gli farei vedere io! Ha ragione, signora, scusi tanto, Don Peppino, Don Peppino. Voi mi prendete a chiaffa, abbiate pazienza. L'ho fatto per difendervi, venirvi incontro, scusate. Incontro, bella difesa. Ho un'idea meravigliosa. Seguitemi, faremo non 4, 12. È un'idea buona. Capisce? Ci hanno preso per pazzi, ci hanno rimbacchettato e ci hanno portato qua. Dico io, ma pigliate a me per pazzi, e che c'entro io? Che c'ho la faccia del pazzo io? Casomai volete pigliare a uno, pigliate a lui. A me, c'è la faccia del gentile lui. No. Cosa c'è, signorina?
Direttore, l'ora delle visite. Ah, sì. Ci sono anche i parenti dei signori. No, per carità! I parenti nostri non li voglio vedere. Io non voglio vedere, professore, ci protegga. Sì. Mi raccomando, ci faccia scudo. Ci dia uno scudo. Ci dia uno scudo. Ci faccia scudo, ci protegga. Calma. Mia moglie ci ha intranquillato la borsetta. C'ha gli hobby. Non perdete la calma. Mia moglie benefica. Non siamo scottati. Non perdete la calma. Pensi, professore, mi raccomando. Ha detto, non perdiamo la calma. Che sta facendo? Sta pensando. E che pensa? Non lo so. Professore, è libero docente. Ma devo pensare. Lo so, ma dico... Voi adesso andate in parlatorio. Sì, in parlatorio. Un momento. Che si fa in parlatorio? Come che si fa in parlatorio? Sono domande da farsi queste. In parlatorio si parla, no? Però io direi, quando andiamo in parlatorio, è meglio che io e lui stiamo così. Allora che ci andiamo a fare in parlatorio? Lascia fare, il professore sa quello che vuole. Lì troverete le vostre mogli e i vostri figli. No, professore. Ci mancherebbe altro, no, per carità. No. Io non ho moglie, non ho figli. No, io neanche. Professore, io non ho moglie. Non fate i bambini. Oh, io faccio i bambini. Professore, mi dispiace che lei mi dice queste cose a me. Io sono un uomo che ho una certa età e non fare i bambini. E come li faccio i bambini? È che sono ragazzi. Ma scherziamo. Voi. Voi entrate. Nel parlatorio. Senza bambini. Vi avvicinate. Allora. Facciamo i bambini e ce ne andiamo. No. Voi dovete fare finta di niente. Prego. Ma noi non siamo pazzi! E che noi forse eravamo pazzi? E adesso ci lasciate qui! Andiamo! Un poco per uno non fa male a nessuno! Viva la libertà! Che tranquillità, che bella cosa, eh? Antonio, dimmi. Hai qualche preferenza per questa sera? Beh, cosa vuoi che ti dica? Io questa sera opterei per un night club. Opterei anch'io. Ti seguo, Antonio. Ciao, bella. A presto. Che presto? Mai.